Mi fa piacere sentire una sottolineatura che modifica un pochettino quello che tutti quanti noi abbiamo vissuto con molto sconcerto. I Io giornali devo dire con parlano. forza che le mafie non moriranno mai se non cambia un certo modo di essere della politica e se non cambiamo anche noi come cittadini, che dobbiamo assumerci di più la nostra parte di responsabilità. Allo Stato chiediamo che faccia quello che deve fare, deve farlo bene fino in fondo. La politica faccia le leggi giuste per piacere, per poter essere attento anche con gli strumenti nel contrasto a queste forme di penetrazioni, di criminalità che ci sono. È paradossale quello che abbiamo visto su quell'autostrada, come in altrettante altre opere. Non è un caso che Libera ha creato un gruppo di lavoro con degli esperti per andare a vedere quello che in questi anni è stato sprecato nei vari modi o anche rubato dei giochi criminali nel nostro paese. Vogliamo chiarezza, abbiamo bisogno di chiarezza e di verità nel nostro paese. Facciamo vedere dove investe la mafia secondo il rapporto della Confesercenti e Sesso Impresa, perché si capisce che è soprattutto l'edilizia il settore principale, il 37,5%, poi c'è il commercio, la ristorazione, ahi noi quanti ristoranti anche in zone vergini come la nostra stessa capitale adesso hanno questo problema, gli autotrasporti, aziende agricole, eccetera, eccetera. L'edilizia, voglio capire con Lunardi, anche con Caporale e con gli ospiti a Genova, come diavolo si fa però, insomma, poi a costruire, insomma, lei adesso ha chiarito quella frase che tante polemiche fece, ma come si fa a costruire evitando l'infiltrazione di Cosa Nostra? Noi abbiamo fatto sentire la Ionica. C'è l'altro grande mistero italiano, la Sarello Reggio Calabria, bloccata da anni e è bloccata anche per colpa della mafia, Lunardi. No, non è bloccata, appunto grazie a questo servizio per l'alta sorveglianza, la Salerno-Reggio Calabria ormai è all'80% della costruzione ed è partita proprio nel 2001, perché prima non si era costruita. Tra l'altro, in quel momento, quando siamo arrivati nel 2001, la Salerno-Reggio Calabria, che è di 430 km, era divisa in 77 lotti. 77 lotti voleva dire 77 infiltrazioni mafiose. Allora io, d'accordo con Vigna e con Grasso, abbiamo diviso tutta l'autostrada in 7 maxi lotti, perché i maxi lotti sono tratti da 20-30 km, si controllano molto meglio. Ci sono dei presidi, dei carabinieri, della finanza Però all'interno. non rende troppo lungo poi la lavorazione, la No, frammentazione eccessiva perché dei lavori in centro caporale, adesso e poi anche c'è su Genova. direttamente un controllo nei cantieri sugli appalti e subappalti che vengono fatti. Che quando si va a portare dei miliardi di euro in una certa zona, tipo Calabria, Sicilia, direi che una parte di questi soldi non possono andare solo alle grandi imprese del nord che fanno i lavori, devono andare anche al territorio. Quindi è giusto che una parte, ma questi soldi che vanno al territorio, che potrebbero essere un 20-30%, devono essere controllati da questi istituti di sorveglianza. Sento Antonello Caporale, ricordando una frase che ha scritto qualche giorno fa Roberto Saviano, era anche riferita alla questione della TAV, ma su cui si Quella può stessa avere cosa. opinioni differenti, però la frase che ci ha colpito di Roberto Saviano è quando scrive che il Paese per ora non ha gli strumenti preventivi No. per sorvegliare il giro d'appalti, di subappalti, cantieri, manodopere con cui le mafie lavorano in regime di quasi monopolio. No, Saviano non è certo un uomo da resa, no? Lo dimostra la sua vita. Diciamo non ha, ma facciamo il numero degli arrestati, dei politici inquisiti, di quelli che nei consigli regionali, nelle giunte e poi in Parlamento hanno da fare con la mafia. Com'è possibile, se io ho una contiguità così spiccata con un sistema, che possa poi legiferare contro quel sistema? La mafia ha anche, o l'andrangheta, la criminalità organizzata, ha anche un segno visivo. Io, se Rosita fosse potuta risalire dall'autostrada Salerno-Reggio Calabria, avrebbe visto che l'autostrada si imbuta, si ferma, si rallenta dove più forte è il controllo delle cosche e invece si allarga e si completa ed è già nuova dove le cosche sono meno forti. Significa, a parte i problemi progettuali, che tu vedrai da nord a sud che l'autostrada Salerno-Reggio Calabria è completata bene
fin quasi alla Basilicata. In Campania. E poi, dopo Cosenza, iniziano i guai. Mi spiace, onorevole, lei sa, e noi sappiamo, e questa è la nostra disperazione, chi va in commissione antimafia avrà possibilità di leggere l'osservatorio di questa strada. E tutti sappiamo tutto, cioè lo Stato, come un arbitro neutrale, come fosse l'ONU, ci dirà: guarda che quel pezzetto è del clan X, quell'altro pezzetto è del clan Y, quell'altro, e lo quindi scrive, la fotografia del fenomeno c'è, non si riesce però poi a combatterlo. Il male dell''ndrangheta noi lo guardiamo nella carreggiata. Se potessimo dire agli italiani: guardate che dove si stringe la carreggiata, dove c'è il fosso, dove c'è il pericolo di quella strada, lì c'è il timbro della camorra, lì c'è il timbro dell''ndrangheta, lì c'è il segno visivo della malgoverno.